robusta, spero. Lo vorrei fare spiegando quello che abbiamo fatto scrivere sul manifesto. Abbiamo fatto scrivere voglia di montagna e dignità dei contadini. Allora, voglia di montagna, mettiamo in gioco la volontà. Volontà è una parola importante, nella filosofia almeno, da Nietzsche in poi, volontà di potenza. La volontà muove il mondo, ma la volontà si oppone a che cosa? Si oppone anzitutto alla volontà di niente, al volere niente, al volere il nulla. E non è un'osservazione banale questa, perché se vi guardate in giro, l'uomo di oggi spesso non ha voglia di nulla, voglia di niente. Lascia che la vita scorra. È costretto e obbligato a lavorare giorno dopo giorno, ma non ha entusiasmi, non ha ideali, non vuole niente, non vuole che il mondo cambi, può stare così com'è. Quindi la volontà, volontà di montagna abbiamo messo, si oppone anzitutto alla volontà di niente. Ma volontà di montagna, che montagna? Che montagna vogliamo? Vogliamo una montagna turistica, come il Trentino? Vogliamo una montagna dove il turismo è di massa e dove c'è la ricchezza portata dal turismo? Vogliamo questa montagna in queste valli del Natisone? Io penso di no. Allora, vogliamo forse una montagna all'opposto selvaggia? Cioè una montagna dove il bosco invade le praterie e arriva fino al limitare delle case? Vogliamo questa montagna selvaggia dove gli animali selvatici ci vengono vicino e l'uomo piano piano scompare, perché la montagna selvatica non permette la vita dell'uomo e l'uomo prima o poi scende a valle, va nelle città. Allora, quando diciamo voglia di montagna, dobbiamo mettere un po' a fuoco questa volontà. Io penso che noi vogliamo una montagna abitata, una montagna viva abitata dall'uomo. Allora, se vogliamo questa montagna viva com'era una volta, più o meno com'era una volta, almeno a metà del secolo, prima della Seconda Guerra Mondiale, prima dello sviluppo del boom economico che ha fatto andare via tutti di qua, qui c'era una montagna viva, una montagna che si muoveva con delle attività che sostenevano la vita di quelli che abitavano qui. E quindi questa montagna qui dobbiamo avere come modello, secondo me. Non perché si possa ripetere tale e quale, perché le condizioni della vita sono cambiate, però è una montagna legata all'uomo, una montagna abitata, una montagna per la vita degli uomini. Allora, se vogliamo questo, dobbiamo considerare, d'altra parte, il contadino, la dignità dei contadini, perché i contadini sono necessari a creare l'ambiente affinché la montagna sia vissuta dagli uomini, altrimenti se no. Come si fa se non c'è nessuna radura, se non si vede niente, se il bosco invade tutto? Come si fa a muoversi, a creare delle attività? Se non c'è il contadino, secondo me, che cura l'ambiente anzitutto e poi trae sostentamento anche dalla terra per la sua vita, se non c'è questa presenza, la vita di montagna è finita. È finita. Difatti sfido qualcuno di voi a dirmi dove può esistere, quali modelli ci sono di montagna, in questo senso, senza la presenza contadina. Non ci sono. Se andate, non so, in Austria, in Svizzera, ovunque, ovunque c'è la presenza di qualche contadino che lavori il terreno. E quindi è necessaria questa presenza. Non è accessoria, non è che ci potrebbe essere o anche non essere. No, se non c'è il contadino operativo, e quindi che vive e che lavora, che sta bene, non c'è questa montagna che
di cui parliamo con la vita degli uomini. Quindi direi che per fare una metafora possiamo dire che è come un fiume con due sponde. La voglia di montagna è una sponda, l'altra sponda è la presenza del contadino. Montagna e contadino sono le due sponde di un unico fiume. Non si è mai visto un fiume con una sponda sola. Bon, detto questo come premessa, adesso arriviamo a Gaia Baracetti, la scrittrice che abbiamo invitato questa sera. E che lei è scrittrice anzitutto, perché ha scritto una decina di libri, raccolte di poesie, romanzi, e da ultimo è arrivata ai saggi. Si sta impegnando a scrivere saggi, ne ha scritti due, di cui uno lo prenderemo in considerazione, che è sotto inchiesta questo saggio oggi, ed è perché bisogna abolire i contributi all'agricoltura, quel libro giallo lì. E poi l'altro è ai turisti e ai viaggiatori, l'ultimo fresco di stampa. È una scrittrice, ma io vorrei presentarla, lei ha tutti i titoli per aver studiato materie economiche, a Singapore è stata a studiare e in Canada. Prima aveva fatto lo Stellini a Udine, quindi è di Udine, e ha girato il mondo impegnata in questi temi di studio di economia, diciamo, economia, ecco, imprenditoria. Ma lei, direi per due aggettivi, due aggettivi che la qualificano. Direi che è un ambientalista, perché ci tiene all'ambiente integro, dove vive la natura con tutta la sua forza, possibilmente senza l'intralcio dell'uomo. Ma non è vero. Che in qualche maniera, non è vero, dopo sapevo che lei rifiutava ogni aggettivo. Comunque, io la vedo come ambientalista. Lei vuole l'ambiente, ama la natura e lo vuole integro il più possibile, e l'uomo, se ci deve mettere lo zampino, deve stare attento a non rovinarlo, attento a quello che fa. Poi l'altro aggettivo direi è una contadina, perché lei è anche un'imprenditrice agricola. Ha fatto un'esperienza in Carnia, adesso è a Udine, ha degli animali, ha dei terreni suoi e cerca di impegnarsi anche nella vita contadina. Quindi ambientalista e contadina sono due cose che possono anche essere un po' in contrapposizione in alcuni momenti, perché uno che ama tanto l'ambiente, che vuole curarlo tanto, è in contrasto un po' col contadino che vuole invece invadere l'ambiente per trarre delle ricchezze per sé. E quindi può essere in contrasto queste due figure qua, ma sentiremo quello che dice lei. Adesso gli diamo la parola, senza aggiungere altro. Gaia Baracetti è qua con noi, venuta su da Udine. Amici. È stata una lunga scarpinata. Buonasera, grazie che siete venuti qua su anche voi e chi c'era già che è venuto a sentirci. E grazie a Mario che ha organizzato. E magari parleremo del ruolo dell'uomo nell'ambiente, di questo dibattito che si è già creato, di queste idee diverse tra me e Mario, magari anche sentendo le vostre opinioni e le vostre domande. Comunque essere contadini non è l'unico modo di trarre sostentamento dalla natura, se ci pensi. Ci sono i cacciatori, i raccoglitori, ci sono popoli che sono cacciatori, raccoglitori e contadini. Ci sono un'infinità alla fine di modi di stare nella natura. Comunque non è di questo che dobbiamo parlare, però è uno spunto interessante. Cioè, noi abbiamo l'idea, giustamente, perché siamo un popolo alla fine contadino, e secondo me principalmente questa idea di rapporto con l'ambiente, però ci sono tanti modi di stare nell'ambiente traendone sostentamento, che è quello che tutti gli umani fanno, perché nessun essere umano vive di aria. Quindi è un'illusione pensare di non prendere risorse dalla natura, dovremmo morire, quindi questo senz'altro è innegabile. Comunque, scusate l'introduzione così polemica, io voglio parlare appunto di questo libro sui contributi all'agricoltura. Mario mi ha chiesto di adattare quello che ho sostenuto nel libro a appunto gli argomenti che lui ha già introdotto e a un certo tipo di esperienza appunto di agricoltura in montagna. Io cerco di fare questo, non riassumerò tutto il libro,
perché è anche impossibile, nel senso che alla fine certe argomentazioni si devono anche dipanare con un sacco di dettagli particolari, e stasera cercherò di farla più breve. Comunque darò degli spunti e poi possiamo approfondire se vi interessa. Quindi, pensando al tema l'agricoltura di montagna, la dignità del contadino, quali sono i punti del mio libro che secondo me sono più pertinenti per una realtà come questa? Innanzitutto, secondo me, il tema delle diseguaglianze. Chi fa agricoltura in montagna, soprattutto in realtà come queste, solitamente è un piccolo medio agricoltore, non ha enormi estensioni, non stiamo parlando di latifondi o di enormi imprese. E uno dei problemi che io critico quando parlo di contributi all'agricoltura è proprio come rafforza le diseguaglianze, e lo fa in una maniera subdola, perché chi apre un'azienda agricola ed è molto piccolo magari prende un bel gruzzolo, i soldi li prende, quindi dice: ma che bene, senza quei 50-120 mila euro non ce l'avrei fatta, ignorando il fatto che però le grandi aziende prendono molto di più. Si stima che in Italia il 20% dei beneficiari più ricchi abbia l'80% dei contributi per l'agricoltura, in certi paesi tipo l'Ungheria è ancora peggio. Per cui, cioè, quando la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, scusate, mi tremano un po' i piedi con questo... Mi sentite se parlo così? O è troppo? No, ok. Allora, perché fa tremare tutto? Ma va bene. E magari abbassa un pelino. E quindi, quando la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, anche la regina prendeva dei contributi o dei nobili. Insomma, è una cosa che più hai, più ricevi. Come tanti altri contributi, sia al consumo che alla produzione, che vengono dati. Se sei la Fiat, che adesso vabbè non c'è più, prendi milioni; se hai una piccolissima azienda prendi molto meno; se ti rifai la casa col 110%, tanto più grande la casa magari tanto più prendi, e così via. Però si tengono buoni più piccoli perché comunque ricevono qualcosa, ma questi sono soldi pubblici che dovrebbero avere, secondo anche la nostra Costituzione, i nostri valori dominanti, una funzione anche redistributiva alla spesa pubblica. Invece i contributi in realtà sono regressivi, cioè si dà a chi ha di più a svantaggio di chi ha di meno, e quindi questa è una cosa che è bene che si sappia, perché spesso non ci si riflette, ognuno pensa a quanto ha ricevuto e basta. E io, quando critico i contributi, non critico chi li chiede, a meno che non lo faccia disonestamente. Critico il sistema e cerco di pensare un sistema alternativo in cui si può vivere di agricoltura senza prendere contributi, ma comunque con un reddito decente, questo è chiaro. E questo sistema qui è fatto per avvantaggiare i grandi a discapito dei piccoli, non solo nel sistema dei contributi, ma anche nel sistema delle spese fisse, della burocrazia, di tutti i costi imposti che creano delle economie di scala dove non ci dovrebbero essere. È chiaro che ci sono delle economie di scala naturali: se io compro un macchinario, se io faccio tanta produzione ammortizzo il costo più facilmente, questo è naturale, magari perdo in altre cose però ci guadagno così. Però se io costringo le persone a fare corsi, a fare documenti di valutazione rischi se devono assumere, a fare patentini, a fare moduli, più è piccolo chi deve fare queste cose, più peserà sul suo bilancio aziendale questa spesa. E non sono spese da poco, perché poi si sommano la camera di commercio, un sacco di cose. E questo è creato dallo Stato, cioè non c'è scritto da nessuna parte, cioè c'è scritto nel senso che ci sono delle leggi che dicono che bisogna fare così, ma non è una cosa naturale, è una cosa artificiale. Faccio un esempio: una volta mi ha chiamato la Coldiretti e mi ha detto: vuoi contributi per le pecore? Io ho detto no, perché ho appena scritto questo libro, quindi ormai non posso più. Ma quanto sarebbe? 20 euro per la domanda, 30 euro prendi per le pecore. È ridicolo, no? Però se ne hai 500, 1000, se sei grosso, magari non ci stai neanche dietro, magari sei uno di quei delinquenti che le buttano là e le lasciano lì, però prendi un sacco di soldi. E il costo del compilare la domanda alla fine è trascurabile. Ed è così in ogni singola cosa, e questa è anche una cosa che deve essere considerata. Non ci fosse il sistema dei contributi, le spese degli agricoltori sarebbero i mangimi, il gasolio, quello che è, ma sarebbero magari un po' più proporzionate all'attività. E ovviamente non è solo una questione di contributi, cioè la burocrazia è un problema in tutti i settori, e i costi fissi anche. Per tornare al tema di Mario, il tema della dignità del contadino, una delle mie prime argomentazioni è che i contributi sono umilianti per i contadini e gli agricoltori, negano la loro dignità. Perché? Perché chi fa agricoltura e produce, che poi sia agricoltura, sia produrre legname, qualsiasi cosa in cui appunto si produce un bene utile a tutti, che si va a vendere sul mercato, si ha questa autonomia, questa indipendenza, non si deve rendere conto in un certo senso, si produce il proprio prodotto nel rispetto delle leggi e poi lo si vende, si è completamente indipendenti, si decide cosa fare, si decide come farlo e lo si, appunto lo si vende, finita lì. Invece l'agricoltore che prende i contributi non può semplicemente fare questo, deve andare negli uffici a chiedere di ricevere dei soldi
facendosi dire da altre persone che cosa deve fare, magari cose che non hanno senso, perché alle volte i contributi vengono dati per cose che veramente non ha senso fare, che complicano la vita, che si cominciano poi si lasciano perdere, che ha deciso qualcuno a Bruxelles o a Roma o a Trieste che non ha nemmeno idea di qual è la realtà del territorio, prendi quella razza, pianta quella pianta, ma che ne sai se qui viene? Quindi si fa dare ordini da persone che non hanno la sua conoscenza del territorio, la sua competenza, il suo mestiere. E in più deve costantemente stare a chiedere soldi alla Coldiretti, al commercialista, all'associazione di categoria, deve votare il politico che gli fa arrivare i soldi. Cioè diventa un questuante, diventa una persona che è costretta a chiedere soldi quando invece il suo lavoro gli darebbe l'autonomia e la dignità di vivere appunto semplicemente di quello che produce, tanto lavora e tanto bene lavora, tanto ha. E secondo me questo è profondamente umiliante. E anche tanti agricoltori con cui ho parlato mi danno ragione, a nessuno piace. A nessuno piace perdere tempo per ufficio, a nessuno piace dover vedere cosa deve fare quest'anno e ubbidire ed essere controllato in ogni singolo particolare, però bisogna fare così. Poi, tornando a quello che diceva Mario sull'uomo dentro o fuori dalla natura, è un discorso molto complesso e io ci rifletto tanto perché penso simultaneamente entrambe le cose, cioè credo che gli esseri umani, finché ci sono su questo pianeta, ovviamente debbano vivere nella natura perché è una realtà materiale e che più è intimo il rapporto con l'ambiente più attenti si sta, se non altro. Però come dicevo ci sono tanti modi di farlo. Comunque al di là di questo, in zone come queste effettivamente c'è la possibilità di produrre cibo, di essere agricoltori in maniera rispettosa della natura. Magari io non sono, cioè sono entusiasta dei pascoli, però non ce l'ho col bosco come tante persone che vivono in montagna, perché in fondo sono cittadina e quindi certe cose vedi i boschi, dici, è tutto verde e quindi magari non ho quella mentalità, però apprezzo moltissimo il valore dei pascoli. Ma al di là di questo effettivamente ci si guarda in giro, che sia il castagno, che siano le pecore, che siano le api, qua si può produrre davvero tanto, non esagerando, ma tanto, magari di più di adesso, in maniera sostenibile e continuativa. È un peccato che il sistema dei contributi di nuovo vada contro anche questo in realtà, perché si pensa, no, se si danno i soldi a chi vive nelle terre alte per stare lì si produce di più, ma non è necessariamente vero. Ci sono stati degli scandali soprattutto in altre regioni, ma sono cose che succedono dappertutto, per cui siccome per l'appunto si danno i contributi, non si comprano i prodotti ma si danno i contributi, persone senza scrupoli prendevano le malghe o gli alpeggi, pascoli, magari pubblici, in aste, facendo delle offerte a cui i contadini non riuscivano a fare fronte. Perché se io sono magari un vero allevatore, campo di quello, quei soldi non ce li ho. Se io sono uno speculatore, un mafioso, quei soldi ce li ho. Quindi si accaparravano questi pascoli. C'è un libro che si chiama Pascoli di carta di Gian Andrea Mancini, che è uscito dopo il mio libro. Io cito alcuni casi, però questo libro è venuto fuori dopo e parla proprio di questi casi qua. Comunque, appunto, erano pascoli fittizi. Queste persone si accaparrano i pascoli facendo offerte molto alte, prendono i contributi che sono a loro volta molto alti e spesso non pascolano animali, perché tanto i soldi li prendono lo stesso. Certo, qualcuno dovrebbe andare a controllare, allora devi sapere che è così e magari la gente ha paura e non dice niente, non sa a chi rivolgersi o non lo viene a sapere perché c'è omertà. Devi mandare uno che controlli, devi fare le multe, devi sperare che il giudice ti dia ragione, eccetera, 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 per recuperare i soldi. Sarebbe molto più semplice cambiare sistema. Ed è particolarmente tragico non solo perché non si produce, non solo perché questi pascoli vengono sottratti a persone che veramente li utilizzerebbero in maniera produttiva, ma anche spesso gli animali ci vanno di mezzo, cioè animali sono morti in queste storie. Cioè qualcuno magari buttava dei vitelli, delle pecore, così, non adatti, non preparati, non seguiti, in cima a una montagna, li lasciava lì o prendeva una persona che facesse finta magari di starci dietro, gli animali pativano, morivano. Cioè, ho letto storie veramente strazianti e anche alcune ne ho sentite. Per cui, e poi si rovinano i pascoli, tra l'altro, perché se non vengono gestiti correttamente si riempiono magari di arbusti, succedono tutta una serie di cose che non dovrebbero succedere. Cioè, è una legge controproducente. Ha un obiettivo e alla fine finisce per avere un risultato opposto, perché è un'idea che non ha senso, secondo me, che è la tesi del libro. Poi un'altra cosa che adesso io spero di non offendere nessuno, perché io conosco solo pochi di voi, non so cosa fate, ma dirò quello che penso. Il sistema dei contributi arricchisce gli intermediari più di quanto arricchisca i produttori, e questo succede in molti settori, e questo è un problema in tanti ambiti, che alla fine la parte di persone che produce veramente bene i servizi si restringe, e la parte di persone, e non sto criticando queste persone, sto criticando il sistema, che passa carte, aumenta, ed è una scelta. Cioè mio padre, per esempio, è medico, diceva, quando ho cominciato a lavorare in ospedale c'erano, dico una cifra a caso, 9 medici e un amministrativo, adesso sono metà e metà. Non è colpa degli amministrativi, però si ingigantisce sempre di più la burocrazia, le carte, le certificazioni, i sondaggi, tutte queste cose che però alla fine
non sono veramente produttive, un po' servono perché chiaramente devi sapere cosa succede, ci sono delle regole eccetera, però più aumenta questa parte dell'economia, più chi invece produce è sotto pressione, perché alla fine il cibo serve lo stesso, la gente da guarire c'è lo stesso, i ragazzi a cui insegnare ci sono lo stesso, però devi fare anche un sacco di carte. Per di più, nel caso per esempio dell'agricoltura, le due professionalità solitamente sono divise. Io sono rimasta particolarmente colpita da questo episodio, anche banale, quando cercavo qualcuno ingenuamente che mi aiutasse quando volevo allargare l'azienda agricola, poi ci ho rinunciato. Ma c'era un periodo in cui ci credevo e venivano delle persone candidati per il lavoro. È venuta una ragazza che lavorava proprio sui bandi all'agricoltura, faceva domande per i contributi. Lei non sarebbe mai venuta a allevare pecore, anche se il suo compito era di aiutare l'agricoltura. Perché dovresti fare un lavoro in cui non guadagni niente, lavori sabato e la domenica, se qualcosa va storto sei responsabile tu e ci perdi anche tu, eccetera, 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 quando puoi stare in un ufficio, guadagnare molto di più e il posto di lavoro garantito e c'è sempre, lei diceva, è un settore in crescita perché ci sono sempre più di queste cose qua, si ingigantisce sempre di più. E fa rabbia, ma magari non rabbia con quella persona, anche se poi alla fine ognuno di noi sceglie che ruolo vuole avere in questo mondo, però fa rabbia perché dici, che senso ha? Cioè sono io che sto producendo la carne, gli ortaggi, quello che è, non tu. Se serve che qualcuno controlli, che qualcuno certifichi, va bene, per carità, abbiamo bisogno di leggi, ma non al livello che chi lavora è l'ultimo, come si può dire in maniera non volgare, l'ultimo nella scala sociale e tutte le persone che dovrebbero aiutarlo si mangiano grandi fette di quello che dovrebbe essere il suo reddito, perché alla fine appunto i veterinari della ASL, le persone che lavorano in regione, le persone che lavorano a Bruxelles, i politici, le banche, chi si occupa di contributi guadagnano molto più di noi, è giusto? Non è giusto, penso che chiunque se glielo dici così dice che non è giusto, però alla fine pur di avere quelle migliaia di euro accettiamo questo sistema perché l'alternativa è non avere niente. Quando ho detto a questa ragazza noi sono contrari ai contributi e non li voglio, mi ha detto peggio per te. Perché alla fine è una battaglia di principio, in questo sistema fai fatica a farla. Infine, questo è l'ultimo punto. In realtà nel libro ci sono, mi sembra, 7 capitoli, controllo. Poi se volete dare un'occhiata ci sono qua alcuni libri, scusate, sì. Vabbè, è rilevante, ci sono circa 7 capitoli. Adesso ho 5 punti detto, poi ci sono anche altre cose. Un altro motivo per cui io sono critica dei contributi è che, come ho spiegato anche all'inizio, toglie la capacità decisionale agli agricoltori, ma anche spesso alle comunità, anche a chi l'amministra. Per esempio, adesso c'è la questione dell'agrivoltaico e si stanno mettendo pannelli Marina annuisce, e si stanno mettendo pannelli fotovoltaici dappertutto. Io ho letto su internet, su nuovoagricoltore.it, faccio fatica a crederci, ma c'era scritto così, che rendono coi contributi questi campi 120.000 euro per ettaro all'anno. Tu guadagni così tanto per ettaro? Sì, cosa sei qua a fare? E quindi anche lì è una questione di contributi. Quando ero in Carnia, dove vivevo, come ha detto Mario, ho fatto una battaglia contro una centralina idroelettrica, anche lì conviene solo per i contributi pubblici. Poi si può anche discutere se in alcuni casi è giusto o non è giusto, però ci sono dei casi che sono palesemente speculativi. Allora, se si accetta che tutti i settori economici sono finanziati dai contributi, anche quelli che dovrebbero essere produttivi, finisci che alla fine non decidi più tu cosa fare, lo decide qualcuno che sta da qualche parte dove tu non hai accesso. E questa è un'espropriazione di potere decisionale, di autodeterminazione terrificante. Quindi quest'anno magari ti danno i soldi per le pecore, ti danno i soldi per la soia, ti danno i soldi per qualcosa che ti va bene, ma quando si decide che ti danno i soldi per l'agrivoltaico e tu non lo vuoi fare, non lo puoi fare perché una banca quei soldi non li presta, tu hai perso il campo, hai perso la tua indipendenza e magari hai perso anche un bellissimo paesaggio che, come dalle parti mi sembra di Felettano, da quelle parti là vicino a Tricesima, adesso sarà tutto coperto di pannelli. Poi possiamo discutere se serva, se sia giusto metterli lì o no, ma dovrebbe essere una decisione che prendono le persone direttamente coinvolte, non calata dall'alto. Per cui appunto alla fine i contributi comprano, perché il sistema è così, poi se volete possiamo anche discutere su perché il sistema è così, comprano gli agricoltori, i contadini, e alla fine li espropriano di dignità, di indipendenza e del loro ambiente. E per questo io penso che bisognerebbe cambiare il sistema. Finito. Bene. Bene. Grazie. Avete qualche domanda, immagino, no? Intanto che ci pensate, vi racconto cosa ho sentito alla radio quando è morto Benedetti, della presidente di... della Daniele di Butrio, guarda, no? Stanno riprendendo, stai attento. Allora, quando è morto Benedetti, hanno intervistato un signore alla radio
E lui ha detto: Benedetti è stato un grande, perché ha portato il benessere a Butrio, ha portato il benessere, altrimenti saremmo rimasti tutti contadini. Capite? Il benessere, il privilegio è far parte della Danieli, almeno come operaio. Il malessere, il peggio che ti possa capitare, è rimanere contadino. Quindi vedete che livello è la dignità dei contadini. Penso che anche qui, se un figlio vostro dicesse voglio fare il contadino, penso che qualche genitore direbbe ma no, lascia perdere, fai l'ingegnere, studia, lavora in ufficio, lavora in banca, non fare il contadino. Perché la dignità dei contadini nel senso comune, per l'opinione più diffusa, è nella scala sociale il più basso, il contadino. Quello che si occupa della terra, che ha a che fare con gli animali, è impegnato sempre, e quello che è peggio è che non guadagna quasi niente. Perché i contadini, dalla mia esperienza, ma anche quello che sento in giro, il loro prodotto, qualunque esso sia, vale tanto quanto gli serve per sopportare le spese del suo lavoro. Non so, io sono pastore, ho 3.000 euro di guadagno all'anno di agnelli, quei 3.000 euro io dove li mangio? Li mangio solo nella benzina, nel gasolio che mi serve andare a vedere delle pecore. Poi se devo mettere in conto la tosatura, la burocrazia, i contributi per la mia pensione, vado sotto acqua. E il mio guadagno dov'è? Quindi la dignità è legata anche all'economia di una persona. Perché noi purtroppo in questo mondo qui giudichiamo le persone in base a quanti soldi hanno, a quanto guadagnano. No? Quindi la dignità dei contadini è a terra. Se non risolleviamo un po' questa dignità dei contadini anche a livello economico, penso che nessuno farà il contadino. Se è vera la tesi che enunciavo all'inizio, se nessuno farà il contadino, non avremo più la montagna abitata. Avremo la montagna selvatica o altre cose. Domande vostre? Prego. Mi raccomando, domande sintetiche. Dobbiamo passargli il microfono? Sì, è meglio, sempre. Meglio, vai. No, ho ascoltato interessante, ho sentito interessante il discorso, no? Ma appunto, tu hai fatto questo libro contro i contributi, eccetera, eccetera, no? Io su alcune robe concordo molto, ma l'alternativa che possiamo dare a questa situazione qua, almeno diciamo come incominciare, da dove partire come alternativa, perché se no non ne veniamo fuori qui, quei problemi lì che hai sollevato tutti qui, siamo figli tutti di contadini, quella volta non credo che c'erano tanti contributi che si prendevano, no? La gente viveva, ma veniva dalla terra, quella volta noi eravamo figli della terra, perciò i miei faticavano la mattina alla sera, ma era una roba naturale. Sì. Però mi interessa le alternative. Ottima domanda. Sì, perché criticare è facile, no? Poi però bisogna... No, ma è vero. Ci sono un sacco di cose che non vanno, però poi anche quando proponi una soluzione, io lo faccio adesso, rispondo alla domanda, nessuna soluzione è perfetta, chiaramente, perché sennò non esisterebbero problemi, no? Si troverebbe la soluzione che risolve tutto, e invece non è così. Allora... io vorrei dire due cose, spero di ricordarmele entrambe. Una è che sicuramente bisogna dare alternative, e secondo me l'alternativa principale sarebbe intanto abbassare i costi, togliere i costi inutili, improduttivi, che incidono sul bilancio del contadino, dell'agricoltore, che una volta non c'erano. Però non basterebbe, bisogna aumentare i prezzi del cibo, e questo è estremamente impopolare. Cioè, uno dei motivi per cui esistono i contributi è per tenere bassi i prezzi del cibo. Quando dici i prezzi del cibo non devono aumentare, nessuno ti darà ragione. Chiaramente si può anche mitigare l'impatto di una cosa del genere, nel senso fai sì che comunque le famiglie più indigenti abbiano degli aiuti, le mense scolastiche, ci devono essere dei modi per cui chiaramente la gente non muoia di fame e si possa permettere di mangiare decentemente, senz'altro. Però il cibo dovrebbe costare di più,
e così si sprecherebbe anche meno cibo, perché nessuno, come dico nel libro, butta, non so, un orologio, un Rolex o un computer nuovo nel cestino, perché costa. Il cibo non costa niente, quindi si butta perché non costa niente, perché se costasse tanto si farebbe come una volta che si imparerebbe a cucinare anche gli scarti. Chiaramente, se il cibo... cioè, questa è una delle mie proposte, perché da la coperta è corta, quindi da qualche parte bisogna recuperare. E bisognerebbe controllare di più le importazioni, perché uno dei motivi per cui non rende l'agricoltura è anche che dobbiamo competere. Cioè, competiamo, per esempio, non so, io con la soia, con i cereali, ma soprattutto soia, che arrivano dal Brasile, lì deforesti, metti o la carne, ecco, per esempio, metti enormi coltivazioni di soia o metti vacche, quella roba lì costa poco, oppure con i maiali in Cina, allevati in condizioni ancora peggiori delle nostre, magari in palazzi, perché li fanno così con la soia brasiliana, e questa cosa la importi. È chiaro che un contadino che deve rispettare le leggi italiane, che comunque sono abbastanza severe quando vengono fatte rispettare, che comunque deve pagare i dipendenti uno stipendio italiano e non uno stipendio di un paese povero, non ce la fa competere. Però chiaramente, se tu controlli le importazioni, intanto è un problema politico, perché adesso per esempio l'Unione Europea sta facendo un accordo con Sud America per importare cibo dal Sud America e vendergli le macchine. Se non fai questo accordo non gli vendi le macchine, quindi bisogna scegliere contadini o industria, per esempio, adesso semplifico ma neanche tanto. Allora, si possono controllare le importazioni, si possono far salire i prezzi del cibo, però poi la gente dovrà spendere di più per mangiare, e questo non lo vuole nessuno. Allora, come si fa? Secondo me a qualcosa bisogna rinunciare. È vero che una volta si viveva di agricoltura e si viveva bene. Si sentivo spesso dire in carne, una volta con una vacca sfamavi una famiglia. Sì, ma come la sfamavi quella famiglia? Come la mantenevi? Appunto, io... cioè, l'agricoltura di benessere. No, ci arrivo, infatti. Io sono, allora dico subito, io sono decrescista e per me consumiamo troppo e per me staremo molto meglio consumando meno, quindi questo è il mio presupposto, partendo da chi è molto ricco, non partendo da chi è della classe media o ancora più in giù. Però secondo me ridurre gli sprechi, ridurre i consumi eccessivi e redistribuire le risorse è fondamentale per avere una società che rispetta sia l'ambiente che le persone, questo lo dico subito. Quindi dovremmo abbassare il nostro tenore di vita un po'. Ed è molto impopolare, però lo dico sinceramente. Però appunto, quando si pensa alla famosa vacca che in carne o magari anche qui manteneva una famiglia in cui magari i bambini non andavano a scuola, andavano solo fino alla quinta elementare, in cui non c'erano computer, non c'erano cellulari, sicuramente non c'erano automobili. Quindi magari tanti di voi non sareste qui stasera perché si viveva isolati. Cioè, una vita che dava tanto, non c'erano gli ospedali che ci sono adesso, che costano moltissimo, che ci salvano la vita, ma costano tantissimo. E non c'erano tutta una serie di cose che consideriamo irrinunciabili. Io sono super d'accordo in quanto semiluddista sul fatto che magari è meglio l'agricoltura dell'industria, però è l'industria che ha dato benessere al paese. Bisogna trovare un equilibrio e mantenere un po' di quell'industria, magari su piccola scala, magari meno inquinante, magari l'industria migliore possibile e immaginabile, però purtroppo per le aspettative che abbiamo adesso è molto difficile pensare di tornare completamente a quella cosa lì. E appunto lo dico da persona che veramente vive come un monaco, cioè mi faccio i vestiti a mano, per dire, però so che non è possibile che tutti si facciano i vestiti a mano e non faccio e non tesso. Cioè, se dovessimo fare tutto a mano come una volta, avremmo un tenore di vita che probabilmente fisicamente non riusciremmo a reggere, perché cioè, era anche un'altra generazione. Per cui la sfida per il futuro, secondo me, è dire, ok, di questa società, di questo benessere, di questa industria, cosa voglio tenere, cosa mi piace? Per esempio, terrei gli ospedali, terrei la medicina, non gli eccessi, ma la terrei. Mi sono rotta un braccio cadendo da cavallo, colpa mia. Se non avessi avuto la chirurgia di Tolmezzo e mi venivano a prendere, eccetera, eccetera, sarei storpia. Ci pensi a queste cose. Dici, va bene, vado in giro a cavallo perché inquina meno dell'automobile, però se mi faccio male comunque ci vuole la medicina moderna. Quindi cosa tengo? E ogni singola cosa così. Quanta gente può vivere in Italia? In Italia non produciamo tutto il cibo che mangiamo. Sembra incredibile, ma è così. Non c'è terreno coltivabile. Qua ce n'è tantissimo. Ma se vediamo quanto si mangia in Italia, cosa si mangia, tanta carne, eccetera, e come sprechiamo il terreno, noi non abbiamo terreno fertile per sfamarci, men che meno per sfamarci in maniera sostenibile. Questa è un'altra cosa di cui parlo nel libro. Abbiamo giardini enormi, costruiamo strade enormi, abbiamo centri commerciali, abbiamo coperto il territorio di cose improduttive, inquinanti, eccetera. Allora, chi rinuncia al giardino per fare un orto? Chi restringe la strada per fare un campo o fare un bosco? A qualcosa dovremmo rinunciare. Quindi sicuramente la spesa pubblica si può gestire meglio in modo che ci sia un maggiore reddito per gli agricoltori, ma tutta la nostra società, che è una società estremamente opulenta, siamo nell'1% noi, non proprio l'1%, ma quasi, dovrà ridimensionarsi, altrimenti o si rinuncia all'ambiente, a un ambiente sano, lascia stare selvaggio ma almeno sano, oppure ci saranno delle categorie di persone che saranno sempre sfruttate.
e il cui sfruttamento verrà o nascosto o accettato, come i tantissimi schiavi che lavorano nei campi a raccogliere pomodori, insomma quelle cose di cui si sente parlare quando qualcuno muore in condizioni allucinanti e si scoperchia a questa pentola che tutti sapevano che era lì, oppure ci saranno i contadini che lo fanno per passione e con la scusa della passione dovranno sopportare delle condizioni di lavoro che nessuno accetterebbe in questo paese. E questa è un'ultima cosa che volevo dire, poi chiudo, perché anche questo va detto: ritorno alla terra, voglio che mio figlio abbia la passione o mia figlia abbia la passione magari per i campi e mi segua, verissimo. Però dobbiamo stare attenti che il discorso del farlo per passione, perché ci si crede, non serve a giustificare lo sfruttamento. Per esempio, a me dicono un sacco di volte: gli animali non hanno né sabati né domeniche, come dire, io la so lunga, no? Io so come funziona, tu hai scelto questa strada ed è così, brava. E pensavo, ma vaffanculo, scusa. Cioè, neanche l'ospedale ha sabati e domeniche, però non è che c'è lo stesso medico lì dal 1 gennaio al 31 dicembre. Perché io non posso avere un giorno di riposo? Perché io non posso avere un giorno libero? Non vale dire perché ti piace, perché l'hai scelto tu. Perché non scegliamo di mangiare, dobbiamo mangiare. Quindi questa retorica della passione, della terra, dell'agricoltura, che adesso inizia ad andare di moda, deve essere onesta e non deve mascherare l'autosfruttamento o lo sfruttamento ancora peggiore di stranieri, di persone povere o vulnerabili, che è quello che sta succedendo alla fine. Non sarebbe capito. Oh, beh, lascia il microfono. Io penso che stiamo saltando. No, aspetta. Stiamo registrando. Non battermi. Io penso che abbiamo fatto un salto un po' troppo grosso dal produttore al consumatore. Di mezzo c'è una questione che è fondamentale, secondo me, che è quella dei costi della distribuzione. Perché un contadino prende 50 e poi viene venduto a 5... non riesco a tenere fermo. No, no, basta, ho finito, dai. Il problema è, per me è fondamentale quello. Non è tanto il contadino... è il distributore che si prende questo, un margine. Lo sento sempre dire. Scusate, parliamo al microfono. Ah, sì, parliamo al microfono. Allora, aspetta il microfono. Così c'è un po' di pausa tra un intervento e l'altro. Sono un po' logorroica. No, vabbè, sarò veloce. In parte è vero. Però secondo me questa è la cosa a cui uno pensa, perché dice: non voglio pagare il cibo di più, non ne sto attribuendo queste intenzioni, però c'è questa tendenza a pensare che il problema sia sempre qualcun altro e qualcos'altro e mai noi stessi. È vero, c'è un enorme problema nella distribuzione. E infatti lui mi aveva chiesto: prepara una parte su consigli, come fare a vivere di agricoltura, e una delle idee banali, si sa, è la vendita diretta, che sicuramente aiuta il reddito aziendale, però non sempre è possibile e comunque ha un costo la vendita diretta, perché ci deve essere una persona lì, intanto devi pagare il mercato, devi pagare la Coldiretti o il comune per star lì, devi pagare i corsi eccetera eccetera, poi una persona deve stare lì tutto il giorno perché anche vendere un mestiere, poi devi trasportare la roba, cioè comunque il costo della distribuzione in parte rimane. Sicuramente bisogna ottenere degli accordi migliori con gli acquirenti e i distributori, e bisogna rendere sempre più facile la vendita diretta. E uno dei motivi per cui, tra l'altro, la vendita diretta spesso è impossibile, soprattutto per chi ha allevamenti animali, sono le norme eccessive. In cui, per esempio, io una volta volevo vendere una pecora e ho detto al veterinario: vieni a vedere che la macello, che sia tutta norma, che la devo vendere. E no, non la puoi vendere, concorrenza sleale ai macelli. E pensavo, da quando in qua il compito di un veterinario della ASL è preoccuparsi che io faccia o non faccia concorrenza ai macelli, se poi rispetto le regole, che concorrenza è, facciano anche loro così. Per dire, ci sono una marea di divieti che ti rendono o fai sotto banco o non lo fai eccetera. Quindi sicuramente la vendita diretta, sicuramente migliori accordi con i supermercati e con i commercianti sarebbero necessari. Però io ho fatto due conti, poi non so, magari Mario vuole aggiungere qualcosa. Non basta, bisogna proprio che il cibo costi di più, secondo me non basta solo quella cosa lì, purtroppo. Marino, una domanda telegrafica. Dai, due considerazioni brevi, dai. Brevi, però. Dai, brevi. No, perché poi certi termini, diciamo così, è che devo sfatare quello che dicevi prima. Cioè, l'ambiente con la natura e il territorio non sono in contrapposizione, devono convivere e possono convivere. E lo dice uno che è figlio dei contadini, che però è anche ambientalista, che sta spingendo per un mondo, diciamo così, di agricoltura innovativo. Abbiamo fondato un orto collettivo con l'Unia da tre, siamo 30 persone che ognuno gestisce un suo pezzo di orto. Siamo referenti di Civiltà Contadina, Associazione Nazionale per il recupero e scambio di sementi e altro eccetera. Quindi è cosa. Allora, vado per flash.
ovvio che facevi riferimento alla mafia di Pascoli, dobbiamo ricordare, non so se in quel libro si fa riferimento, che comunque è un problema molto esteso, e ci sono grosse realtà, e anche, non so, mi sembra se ci sono già state inchieste anche di quello che si è verificato in Carnia, di appunto di appalti molto, diciamo così, ecco, poco chiari, trasparenti, eccetera. Poi sul fotovoltaico, anche lì purtroppo è vero, confermo, purtroppo è una lotta contro il mulino a vento, perché noi, diciamo così, un po' i visionari, ancora 15 anni fa avevamo proposto di sfruttare il più possibile tutti i capannoni del Manzanese e tutta la cosa della sedia, Manzano, San Giovanni, Premariaco, Butrio, cose, eccetera, potevano essere ricoperti tutti da pianti fotovoltaici, e invece ci andava a occupare, eccetera. Allora, vado, che poi leggo poco, non riesco a leggere qui le cose. Allora, l'agricoltura, ovvio che è un settore, e chi lo vive è una grossa difficoltà, perché appunto ormai i costi sono più dei ricavi, e quindi il latte che non vale niente, no? Perché poi è cosa. E quindi ecco. Il discorso poi, considerare che i contributi dell'agricoltura, intanto che bisogna considerare che sono soldi pubblici, sono soldi o dello Stato o della Regione o della Comunità Europea e altro, però quello che manca è, come forse hai accennato prima, i controlli. Perché in questi ultimi anni i piccoli contadini, magari mille difficoltà per avere 10, 20, 50 mila euro per contributi, eccetera, che è giusto che siano aiutati, chi ha progetti, che però vengono poi verificati se quei progetti, quei finanziamenti portano a dei risultati, eccetera, perché sennò bisogna tornare indietro. Allora, purtroppo in questi ultimi decenni ci sono state realtà di aziende agricole intestate alle consorti di grossi professionisti, che appunto, anche lì, grosse aziende che appunto si sono papati i grossi appalti e i grossi contributi della regione. E altro, cosa dicevo? Ah sì, poi, ovvio che poi ho riscontrato che addirittura finanziamenti per fare depositi agricoli è passata la commissione, ha dato l'ok a questi contributi per fare un deposito agricolo, e poi pochi 15-20 giorni dopo è diventato un deposito per rivendita di auto. E quindi vedete le cose. Allora, vado alle proposte e chiudo. Aspetta che non riesco a vedere ancora. Ah sì. No, ovvio, unire le forze è in difficoltà. Prodotti locali, vendita diretta, anche se è grossa difficoltà, però mi sembra che un po' col mercatino che si fa a San Pietro, un po' col Burnio, un po' le cose, già è una realtà che qui nelle valli stanno spingendo, anche i presenti lo sono testimoni e partecipi a queste iniziative che vanno sostenute. E poi prodotti locali, perché appunto come appunto l'aglio di Resia e altri prodotti che hanno avuto lancio pubblicitario, eccetera, poi sono diventati prodotti di nicchia che però appunto hanno una grande richiesta, e quindi sicuramente grande sudore, però appunto grosse situazioni, perché il futuro, anch'io sono d'accordo che appunto senza il contadino ci deve essere, perché sennò appunto il bosco avanza e altre cose, eccetera, però appunto un binomio che può e deve coesistere, tutela dell'ambiente e l'uomo che è presente. Bene, Marino Vicentini. Parla della, abbiamo scritto anche nel foglietto, la difficile alleanza tra l'uomo e la natura. No? Le esigenze della natura con i suoi equilibri, e l'uomo che interviene spesso massacrando la natura, violando la natura, perché la sua volontà di vivere dell'uomo implica un confronto violento con la natura. Non è facile essere delicati con la natura, perché noi per mangiare dobbiamo privare la natura di qualcosa, dobbiamo sconquassare, dobbiamo massacrare la natura. Quindi non è tanto pacifico la convivenza dell'ambiente, dell'uomo nella natura, come è una lotta continua. Se pensate al mondo animale, gli animali nella giungla si combattono per la sopravvivenza di ciascuno, no? E quindi anche noi, arrivando qua, combattiamo in qualche maniera. Gaia vuole dire qualcosa prima di qualche altra domanda? Sarò breve. No, secondo me non bisogna fare l'errore di pensare che esista un solo modo giusto di vivere. Cioè, c'è il modo del contadino, c'è la città che ha un suo ruolo. Si può vivere, per esempio, non so se avete visto la mostra di Salgado, del fotografo brasiliano, sull'Amazzonia,
quello è un modo fighissimo di vivere per quelle popolazioni lì, sono pochissime in un territorio immenso, è super sostenibile, stanno così bene che vogliono essere lasciati in pace, alcuni non vogliono neanche essere contattati, anche quello è un modo di vivere, non esiste un solo modo, un solo modello, c'è chi sta bene in città, cioè si possono migliorare tutti, cioè l'obiettivo dovrebbe essere dire ok, tu preferisci questo, come possiamo renderlo la versione migliore di questa cosa qui, però non è che c'è solo il contadino, cioè, c'è un po' di tutto, ci sono i pastori nomadi, ci sono quelli stanziali, cioè, c'è veramente di tutto, c'è chi vive di pesca e quindi dobbiamo mantenere la mente aperta, magari questo bosco tanto vituperato stasera può darci delle cose che, a parte i funghi, la legna, i frutti, il miele, magari anche altre cose a cui non avevamo pensato prima, le castagne, e bravo, e, può darci delle cose di cui prima non usufruivamo. Per quanto riguarda il discorso dei controlli, sì, si possono fare i controlli, ma perché devi creare un sistema in cui io ti dico di fare una cosa, tu mi dici che stai facendo quella cosa e poi io ti vengo a controllare, quando potrei non dirti niente, tu fai quello che ti pare, nei limiti delle leggi, non è che vai a sversare mercurio nei fiumi, nei limiti delle leggi fai quello che ti pare e non devo controllarti, perché sono soldi pubblici anche questi, cioè ogni ispettore, ogni controllo, allora piuttosto andiamo a controllare che gli animali stiano bene, quello sì, andiamo a controllare che non usi sostanze proibite, quello sì, però l'idea che io ti do i contributi per fare una cosa, tu mi certifichi che la fai, però io poi devo venire a vedere e ci sono pochi ispettori, ci sono tante persone da controllare, tutto questo costa veramente tanto, perché scegliere un sistema così laborioso? E tra l'altro, a proposito del discorso di far pagare di più il cibo, sarebbe una scocciatura, però magari pagheremmo anche meno le tasse, meno tasse, meno controlli, cioè non dovremmo mantenere questo apparato che costa denaro anche. Quindi secondo me un metodo più semplice sarebbe migliore, come si è sempre fatto tra l'altro, cioè i contributi sono una novità del dopoguerra fatta dall'Unione Europea, quindi sì. Altre domande? Secondo Luca, me no, se non avrei contributi qua in giro era tutto bosco. Scusate, la domanda una alla volta. Adesso c'è Luca Mostregna, sindaco di questo paese. Ringrazio Mario, ringrazio Gaia per la presenza. Allora, prima una considerazione sul tema energetico, no? La prima considerazione che faccio è che ci sono comunque delle città, no, dove in termini energetici, che dal mio punto di vista è un po' la vera moneta, no, di questo momento storico della vita umana, e consumano molto di meno a parità di popolazione che c'è dentro, no? E, nel senso, non è vero che costa molto di più, perché comunque tu hai accennato il fatto che tu ti sposti col diesel, no? Ha dei costi stratosferici pro capite, no? E quindi, insomma, secondo me, comunque trovare delle soluzioni, no? Che riescano ad affrontare e a superare un po' la richiesta di energia. Da cosa deriva questa richiesta di energia? Dalla popolazione dell'Africa che si sposta in Europa, qua, punto. Cioè, questo qui è quello che sta avvenendo e che avverrà nei prossimi decenni o centinaia di anni. E questa è una prima considerazione. Io sono sindaco da 10 anni, faccio politica. No? Secondo me l'intervento pubblico è doveroso. Ho sentito un discorso molto liberista sotto certi punti di vista stasera. Io credo che le comunità, a una scala piccola come quella di Stregna, ma anche più ampia, debbano darsi una direzione. No? E la direzione si dà anche innescando dei processi sostenuti da aiuti economici. E io credo che indirizzare, come ho portato l'esempio dell'alio di Resia, no? Perché c'è stato l'alio di Resia che funziona? Perché lì c'era un direttore che controcazzi, no? Che ha creduto in un progetto, l'ha sostenuto con finanziamenti europei e lì c'è una microeconomia che adesso funziona, no? E funziona anche abbastanza bene. Quindi indirizzare le economie locali su determinati prodotti piuttosto che su altri contribuisce a creare quelle filiere che rendono comunque anche abbastanza sostenibile la trasformazione a livello locale, eccetera. Quindi, cioè, secondo me, un minimo di intervento pubblico su quello che sono le politiche è assolutamente doveroso. E questo qui sono un po' le azioni che noi dobbiamo compiere, no? Però noi abbiamo fatto un lavoro qualche anno fa, no? Anche di in diverse occasioni, di processi partecipati, insomma, per creare un po' di animazione sul territorio. E abbiamo immaginato, no? Mi è piaciuto l'intervento iniziale di Mario quando parlava degli scenari, no? Gli scenari di come vogliamo il nostro territorio, dal totalmente abbandonato al recupero estensivo, al recupero selettivo turistico, al turismo di massa, no?
ma anche ad altri tipi di paesaggio, no? Io credo che un ottimo indicatore affinché le politiche pubbliche possano considerarsi di valore sia una cosa che forse non è così considerata, ma che noi facciamo qua, perché quando anche Terry adesso dice noi facciamo i prati nel pascolo, eccetera, noi facciamo un'operazione potentissima, no? Che non è solamente un reddito per questa gente qua, ma stiamo lavorando immettendo energia, perché noi mettiamo energia quando recuperiamo e facciamo il prato, per aumentare la biodiversità. Noi non avremmo la biodiversità di questi luoghi qui, che sono paragonabili a quelli dell'Amazzonia, alcuni prati qua dietro, se non ci fosse l'intervento dell'uomo. Il tema della biodiversità legato alla qualità del cibo non è stato toccato, però senza l'effetto antropico questo non ci sarebbe. Grazie. Sentiamo Gaia. No, a parte che è una cosa che mi sono dimenticata di dire, che forse è ovvia, se a qualcuno interessa puoi leggere il libro o gli altri libri ci sono. Chiusa parentesi. Ecco, adesso mi sono persa. I prati, allora, io capisco, avendo anche vissuto in montagna, che c'è questo desiderio di mantenere i prati, però, e in parte lo condivido, perché è vero che i prati hanno una biodiversità, però sia i prati che il pascolo, che l'aglio di resa, sono cose che sono state sviluppate nei secoli, nei millenni, da persone che ne traevano sostentamento. Cioè, secondo me c'è un rovesciamento per cui, che c'è in tantissime altre cose della contemporaneità, per cui si guarda la forma ma non la sostanza. Le cose devono avere l'apparenza ma non la sostanza. Il prato ci serve, è stato creato falciando perché ci dà da mangiare, non tanto per averlo, secondo me. È vero che crea una biodiversità, però c'è anche un costo che si impone all'ambiente quando si fa lo sfalcio, quando si fa fieno, quando si tengono gli animali, perché comunque si consuma acqua, si consuma energia, si rischia di compattare il terreno, se quel fieno viene o quel materiale viene esportato, tutta fertilità della montagna che viene trasferita, se si danno magari gli sverminanti alle pecore, sono pesticidi che si buttano nell'ambiente, che possono creare un danno. Ci sono tutta una serie di piccoli effetti, le strade che bisogna costruire per percorrerle con i mezzi agricoli. Quindi da un lato c'è il prato con la sua biodiversità che io rispetto sicuramente, però dall'altro ci sono tutta una serie di impatti ambientali anche di questa attività. Allora, se è giustificato, nel senso che qualcosa ci dà, per me ha senso. Se noi teniamo il prato tanto per tenere il prato perché vogliamo così, con soldi pubblici, però poi quello che mangiamo viene dagli allevamenti intensivi della pianura del Veneto, della Lombardia, del Friuli, di quello che è, per me sono due danni, non un beneficio. Allora, un'agricoltura locale in cui si vive della terra dove appunto si abita e si produce ha senso. E c'è questo tipo di rapporto tra uomo e ambiente. Mantenere il prato tanto per mantenere il prato e poi andare al supermercato e comprare cose prodotte distruggendo l'ambiente è una cosa completamente diversa. Cioè, io capisco appunto il desiderio di mantenere il prato, ma deve significare qualcosa. Il mio discorso non è liberista, io dico che ci servono delle regole, però secondo me l'intervento pubblico, e questa è una mia opinione, dovrebbe nella gran parte dei casi servire a offrire servizi, o semmai magari a proibire comportamenti negativi, ma non a dire alle persone nei minimi particolari cosa fare. Voi dite l'aglio di resa ha funzionato, va bene, è una buona idea, io non dico di no, lo mangio anch'io, però provate a pensare a una persona che si vede chiedere dei soldi, delle tasse, adesso semplifico un po', per sostenere l'aglio di resa perché le persone in quella comunità lo richiedono. Che cosa offrono quelle persone alla collettività, però? Cioè, ci deve essere anche questo scambio qua. Cioè, se noi con i nostri soldi, delle tasse, sosteniamo un settore economico, deve esserci, secondo me, un motivo, perché l'idea, bisogna sostenere le persone, adesso mi lincerete, però lo direi per chiunque, lo direi anche per me stessa come cittadina, però bisogna sostenere le persone nello stile di vita che scelgono, perché di sì, è meno convincente del bisogna sostenere gli stili di vita che portano un vantaggio vero alla collettività. Allora, se c'è uno scambio, un partenariato, non mi viene in mente una parola migliore, tra città e campagna, tra montagna e pianura, in cui ognuno apporta qualcosa, allora sì, bisogna trovare le cose che possono servire a tutti. Ma se uno dice io voglio vivere qui e voglio dei soldi per vivere qui perché mi piace qui, anche se magari uso la macchina, come diceva di lui, molto più di un cittadino, anche se magari consumo un sacco di benzina per falciare e poi brucio il fieno come vedevo fare in montagna, perché un cittadino che il cittadino immaginario potrebbe essere chiunque, che magari non fa queste cose, perché deve sostenere questo stile di vita? Cioè, bisogna che ci sia uno scambio. Io ho cominciato a tenere pecore perché vivevo in montagna e vedevo il fieno tagliato e buttato giù dai dirupi o bruciato. Questo è un enorme danno ambientale. Vuoi tenere il prato? Allora prendiamo delle pecore e diamo da mangiare quel fieno. Allora riacquista il suo senso. Ma i contributi per lo sfalcio a me sembravano assurdi.
Certo, hai ragione. Aggiungo solo una cosa. Il nostro obiettivo qua è di recuperare i prati perché l'erba venga mangiata dagli erbivori. Infatti abbiamo vacche, abbiamo pecore e quindi e poi tutto torna a un ciclo. Non vogliamo falciare prati solo per avere dei giardini vicini e buttare via l'erba. Questo è il nostro obiettivo e ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando per questo. Poi mi viene un'altra obiezione, una risposta a una domanda. Cioè mi sono chiesto perché dobbiamo chiedere soldi dalle tasse dei cittadini o di tutti gli altri affinché paghino i contributi per i nostri sfalci qua in montagna. Che vantaggio hanno giù a Udine dei prati che abbiamo sul planino? Ah, il vantaggio c'è perché l'assetto idrogeologico è molto importante. Con i tempi che corrono, con le alluvioni che vengono, le piogge torrenziali che arrivano continuamente, se non c'è il prato che fa da spugna e assorbe l'acqua e la rilascia poi nei fiumi affinché i fiumi siano costanti e non avvengano delle piene che inondano tutto, se non ci fosse questo sarebbe uno svantaggio per la città. Quindi l'assetto idrogeologico può essere un motivo molto buono per far aprire anche il portafoglio, diciamo, a quelli della città che ne beneficiano dei nostri prati. Un prato non falciato, con l'erba che si piega, quando viene la pioggia torrenziale, fa da fiume, va giù l'acqua di corsa, giù al Natisone, là e poi muoiono quelli che sono dentro. O anche il bosco, non è che assorba un granché il bosco, quando piove, se piove di corsa. Invece il prato fa da spugna, è come i ghiacciai, che contengono grandi riserve d'acqua e poi le rilasciano piano piano creando beneficio un po' ovunque. Quindi io faccio i prati anche per quelli di Udine. Ciao Mario. Quella è prevenzione, prevenzione del territorio, è prevenzione, quindi evitare i danni che dopo non la ricordano 100 volte di più. Però è terminato trovare, io ho ascoltato, perché bisogna trovare appunto queste sinergie, cioè chi produce, chi fa con il consumo, no? È interessante quella, cioè non devi farla ancora tanto per fare, però quelle robe vanno già a trovare il sistema, però va fatto, cioè se non parti da qui, da quel punto non riesci a arrivare. Sentiamo Michele, presidente dell'ASFO Erbezzo. L'ASFO Erbezzo, associazione fondiaria che ha radunato tutti i terreni dei piccoli proprietari facendone grandi agglomerati e poi dandoli ai contadini. Ti ringrazio per la presentazione, ma io quello che dico proprio non c'entra niente con l'ASFO. Ecco. Anzi, sarà molto telegrafico, contrariamente a tutti quelli che hanno parlato, perché non faccio nessuna proposta. Io dico solo una cosa, che mi rilascio alla sua domanda che volevo farla io, ma mi ha preceduto, e soprattutto alla risposta, che la risposta più diciamo sconvolgente è quello: bisogna aumentare i costi del cibo. Ecco, questa è una strada secondo me impercorribile, non ci risolverà mai i problemi dei contadini quella strada lì. Lei, che è una persona veramente preparata, intelligente, tutto quello che vuole, perché si vede anche da come ha scritto, deve scrivere adesso un altro libro dove ci dice le alternative, ma dettagliate. Cioè, sì, non ma non cioè quella deve cancellare quella del costo del cibo, perché non è, e soprattutto riprendo anche il discorso dei contributi all'agricoltura, che secondo me devono rimanere gestiti meglio, diversamente, ma devono rimanere. Ecco, va bene, ognuno ha le sue idee, giustamente. Comunque noi se diamo i contributi agli agricoltori è la stessa cosa, nel senso che stiamo già dando i soldi agli agricoltori. Cioè se io dico, anziché darglieli così, glieli diamo colà, ma sono sempre gli stessi soldi. Cioè alla fine, secondo me, questo non è un buon sistema. Però quando noi paghiamo le tasse, quelle tasse vanno in contributi, li diamo agli agricoltori, li diamo anche alle figure intermedie di cui dicevo prima. Se li diamo direttamente agli agricoltori, ci risparmiamo di darle alle banche e a tutte le altre figure. Però alla fine glieli stiamo dando adesso e glieli daremo anche col mio sistema. Quindi quando dico pagare di più il cibo, pagare meno altre cose.
Per esempio, una delle forme dei contributi di cui parlo nel libro, soldi che le banche prestano agli agricoltori e la regione paga gli interessi. Perché dobbiamo pagare gli interessi alle banche del Friuli? Piuttosto pago di più una salsiccia o un sacco di farina, piuttosto che pagare le tasse che la regione dà alle banche, che le diano ai contadini e le banche si tengono tutti gli interessi. Questo io intendo. Però quei soldi alla fine gira volta bisogna darglieli, perché se no nessuno fa il contadino. Dopo abbiamo un altro problema, che dobbiamo importare tutto il cibo e sono dolori. Nico da Savogna. Tipo i santi. No, una mia, siccome quello che ci proponi comunque è un po' un'utopia, no, diciamo, perché diciamo che per ora non esiste, o insomma è un obiettivo verso cui si può lottare, ma non potrebbe essere una lotta forse più convincente, forse più giusta, dire non dare contributi alle grandi imprese dell'agroalimentare e magari continuare a sostenere, magari con più attenzione, ma le piccole realtà, che sono quelle che in realtà animano alla fine anche questi territori. Giusto. Sì, un po' si sta andando in questa direzione, nel senso, sono complicatissimi i contributi, cioè veramente una cosa di una complicatezza volutamente incredibile, però le nuove norme in teoria mettono dei tetti. Quindi si sta cercando di andare in quella direzione. Il rischio magari, però questo ci ho pensato io da sola, non so quanto sia vero, è che le grandi aziende inizino a spezzettarsi per prendere i soldi lo stesso, perché poi fatta la legge ho trovato l'inganno. È una proposta alternativa. Uno dice, teniamo i contributi per il piccolo, togliamo le grandi, a patto che però anche lì bisogna andare a vedere che il piccolo sia veramente piccolo, non sia la moglie, il cognato, il nipote del grande, perché alla fine succedono anche queste cose qua. Riguardo all'utopia, è vero, cioè io propongo una cosa, poi sa ognuno dire è realistica o non è realistica, desiderabile o no, però noi viviamo già da tanti punti di vista in un'utopia, cioè tante delle cose che noi diamo per scontate, stiamo parlando apertamente, nessuno ci arresta, anche se critichiamo il sistema, io che sono donna posso votare, 100 anni fa io non avrei potuto votare, le donne che dicevano che le donne dovevano votare venivano messe in galera. Per dire, ci sono talmente, stiamo bene, c'è pace per ora, ci sono talmente tante cose che vanno bene, sì, qui, vediamo quanto dura. Magari un giorno ci sarò in tutto il mondo, però ci sono tante cose che ci vanno bene, magari certe cose potremmo cambiarle, in certe potremmo tornare indietro, però non facciamo l'errore di pensare che non si possa migliorare, perché magari se ci vedessero i nostri nonni, trisnonni, quello che è, direbbero beh, però alla fine le nostre battaglie, i nostri sacrifici sono serviti a qualcosa e la gente adesso sta bene, quindi apprezziamo e pensiamo che possiamo fare la nostra parte per migliorare le cose, magari non nel modo in cui dico io, magari in un altro, però non serve essere così pessimista, cioè, so che non sei pessimista, però possiamo credere che questo sistema che ha dei vantaggi possa essere sostituito da uno ancora migliore. Lui non lo conosco però. Si dovrà presentare da solo. Buonasera, sono Marco. Allora, trovo un po' quello che dici, diciamo, personalmente sbagliato, perché come qualcuno ha detto prima, cioè i contributi che vengono dati ai contadini servono appunto per tenere a posto i prati o comunque aree verdi o comunque destinate a dar da mangiare, che poi portano meno danno in caso di alluvioni o quant'altro. Se tu mi fai questo raffronto della serie non dobbiamo dare i soldi a delle tasse ai contadini, io ti dico piuttosto da friulano che comunque va a sciare non vedo perché dobbiamo pagare i debiti di Promotour che è ogni anno in rosso, cioè in senso c'è tutto questo libro su quello piuttosto lo vedo più utile dare i soldi al contadino che comunque tiene bene la terra, dopo per amore di Dio possiamo discutere su chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, chi lo fa un po' così così, su quello possiamo aprire quello che si vuole, si può mettere dei controlli, ok, però non possiamo diciamo dire non diamo i soldi al contadino, però diamo i soldi a Promotour perché non sa gestire il suo capitale o i suoi impianti. Come e poi un'altra cosa che mi trovo in disaccordo, come anche altri hanno detto, sul prezzo
del cibo, no? Perché, nel senso, tu mi dici dobbiamo vivere con quello che ci dà la terra, vero, però comunque non basta. Allora, se dobbiamo vivere con quello che ci dà la terra e sostanzialmente se costa poco trarci anche poco, il cibo non può costare tanto se andiamo in supermercato a comprarlo. E quindi la mia idea, ma penso che non sia solo la mia, è piuttosto teniamo come una volta la bottega, cioè un negozio a Cividale, cioè ok che è un bacino da 10.000 persone, ma quando ce n'è uno, due, e anche se arrivi alle 5 non trovi il pollo o l'affettato, potevi svegliarti prima. Cioè, non serve avere 10 negozi e 10 negozi hanno il mondo e buttiamo via bancali di roba perché scade. Cioè, questo è, tu mi dici, no, l'Italia non riesce a produrre tutto quello che si usa per mangiare, vero, ma probabilmente il 50% lo buttiamo via. Quindi allora se il 50% lo importiamo, o che ne so, il 60%, probabilmente ci basterebbe il 10%. Allora questo sì, cambia un meccanismo, ma non dare i soldi ai contadini secondo me proprio non ha senso. Dopo sì, possiamo togliere i grandi, possiamo limitarli, possiamo fare quello che si vuole, ma in primis dobbiamo togliere il costo che c'è, che va a influire sul prezzo. Perché finché continuiamo a avere 50 supermercati, uno attaccato all'altro, tra l'altro poi, bene o male, quasi tutti in affitto, con gli affitti che sono alle stelle, e alla fine quello che si ripercuote sul cibo. E allora non ha molto senso. Il discorso che ho detto, la distribuzione costa troppo, allora che non dice che il costo della distribuzione. No, allora sì, però è anche la concorrenza tra negozi che abbassa il prezzo, lo fa a discapito dei contadini, però c'è anche quell'aspetto lì. E sono d'accordo sui soldi a Promotur, infatti ti stavo facendo cenno, l'altro libro è sui contributi al turismo e parlo anche di quello. E uno può dire, cioè non deve essere necessariamente una contrapposizione, si può essere contro entrambi, a favore di entrambi, solo uno, eccetera. Comunque sicuramente dai soldi per gli impianti sciistici è ancora peggio. Lo spreco, come dicevo prima, secondo me è anche legato al fatto che il cibo è poco prezioso perché lo si acquista con pochissima spesa. Noi non ci rendiamo conto, ma per gran parte della storia, gran parte del reddito familiare, voi dite non voglio tornare a questi tempi ed è comprensibile, però gran parte del reddito familiare andava per il cibo. Solo adesso, per la prima volta nella storia, si spende così poco, proprio perché spendiamo in così tante altre cose. Però una cosa che vorrei sottolineare, che comunque è vero che l'agricoltore ha un beneficio sicuramente dai contributi perché prende dei soldi, ma anche un costo, perché appunto fare domanda e ottemperare alle richieste, come spiegavo prima, è un costo. Allora, se vogliamo agevolare il piccolo, chi fa l'attività ecologica, è piuttosto penalizziamo chi fa le cose male, chi fa le cose sprecando, inquinando, eccetera. Cioè, anziché chiedere a chi fa le cose bene di dimostrare che le fa bene, che è un costo, è un impegno, un lavoro in più, puniamo chi fa male, cioè si potrebbe ribaltare la cosa. Quindi l'agricoltore che fa le cose in maniera ecologica viene lasciato in pace, non deve appunto fare sempre ste carte, ste domande, eccetera, e chi invece utilizza cose più inquinanti o più combustibili fossili o quello che è, viene penalizzato. C'è lo stesso principio ma con un altro sistema. Tutto qua. Altra domanda. Però è stimolante, eh? Mi spiace, perché vuole andare via, deve rimanere qua. Potete alzarvi e andare, non ci offendiamo, se siete stanchi. Chi vuole resta. Allora, premetto che sono l'ultima persona che può parlare qua perché vengo da lontano, non conosco i vostri problemi, quindi sono veramente un mezzo turista. Cugino di Terry. Per presentarmi. No, due cose devo dire. Vabbè, a parte il fatto che congratulazione perché coraggio, perché sei nella gabbia dei leoni qua. No, me l'aveva detto. No, a parte questo, bravissimo. No, due cose solamente vorrei aggiungere, sottolineare di cose già dette. Una cosa che mi ha colpito di quello che hai detto, e però non so fino a che punto sto dicendo una cazzata o no, è che quando questi contributi tolgono la libertà degli agricoltori di fare ciò che gli piace. Questa è una cosa che non ho ben capito, quanto il contadino, che sia qua o in pianura,
faccia delle scelte a livello agricolo, più perché il contributo glielo fa convenire, piuttosto che magari concentrarsi su qualcosa che gli piace veramente, su fare la cipolla, fare lo zenzero, fare il ho sentito che qualcuno qua fa il peperoncino qua vicino, fa solo peperoncino, c'è chi fa lo zafferano, ho sentito, qua in zona, quindi non so se lo fa perché ha avuto contributo o perché gli piace, mi piacerebbe sapere che lo fa perché gli piace e quindi magari riesce a guadagnare dei soldi, magari anche tanti, perché fa qualcosa di eccellente, che vende, e invece di essere lo zafferano dell'Aquila o quello dell'Iran, lo riesce a vendere una cifra che lo fa sostenere la propria attività in maniera decorosa. Questa è una cosa che non conosco fino in fondo. Quindi, dove abito io, a Milano, zona attaccata a Milano, ho intorno dei campi dove ogni anno, ogni due anni, cambiano le coltivazioni. Oggi sono a riso, quest'anno, l'anno scorso c'era la soia. Quando chiedo all'amico mio perché fa la soia, è perché mi danno il contributo per fare la soia. Ho capito. Mi sembra, è una cosa che sinceramente come motivo mi sembrava un po' povero, ecco, non perché guadagna fare la soia, ma perché guadagnava col contributo. Quindi, mi fermo qua perché non sono contadino, faccio tutt'altro. Però sono nel mondo commerciale, non nel commercio alimentare, ma di tutt'altro, cosmetica. E per quello devo, sinceramente, mi devo veramente allineare a quello che hanno detto i presenti, che partire dall'aumento del prezzo dell'alimentare, secondo me, è più che utopia, è impossibile. Non è possibile, è una strada impercorribile, per il fatto che siamo in un'economia di mercato dove non abbiamo dei confini chiusi, dove noi decidiamo di fare quello che vogliamo. Noi abbiamo i cinesi che ci portano i pomodori, abbiamo tutto intorno a noi che fanno la guerra per portarci via qualcosa. Quindi aumentare i prezzi vorrebbe dire far vendere di più ai nostri concorrenti, secondo il mio punto di vista. Salvo che si punti sulla grande qualità, ma anche questo è un altro discorso. Grazie a tutti. Rispondo anche sulla scelta degli agricoltori, però dobbiamo anche considerare la decisione e la libertà del consumatore, nel senso ci sono tante persone che o sono vegane o vegetariane o comunque obiettano ai grandi allevamenti intensivi, a quelle cose lì, e quelli ricevono un sacco di contributi. Noi adesso voi state parlando anche, giustamente visto il posto in cui siamo, come se gli unici contributi che arrivano fossero quelli per lo sfalcio in montagna. Ma non è così, i contributi arrivano a tutta una serie di tipi di produzioni che sono veramente devastanti e che tanta gente non vuole sostenere, cioè tantissima gente non vuole sostenere. In Lombardia, per esempio, la Lombardia è soffocata dall'inquinamento degli allevamenti intensivi dell'agricoltura industriale, e la pianura padana è una delle zone più inquinate al mondo anche per questo, grazie anche ai contributi. Quindi quando io critico i contributi non sto criticando solo ed esclusivamente i soldi per lo sfalcio, sto criticando un sistema soprattutto per queste storture qua. Adesso magari ci siamo concentrati su altro ma il grosso del problema è anche l'agricoltura industriale. Riguardo a quanti fanno le cose perché gli piace e quanti no, di nuovo, il grosso dell'agricoltura che sfama la gente non è più quella di montagna, che ha sicuramente un ruolo, ma il grosso di quello che mangiamo viene dall'agricoltura industriale. E alla fine, io conoscendo anche degli agricoltori, con tutto rispetto per chi lavora e ci sfama, però lì è proprio industria, cioè lì si passa col trattore, si schiaccia tutto quello che c'è sul passaggio, si lavora di notte, si inquina, si fa rumore, bisogna produrre perché il guadagno è poco, i tempi sono stretti, eccetera, e si fa quello che ti dicono: quest'anno soia, quell'anno mais. Non c'è, è un modo di lavorare che a me non piacerebbe personalmente, in cui veramente hai poca discrezionalità, però produce veramente tanto. Quindi noi stiamo parlando dello sfalcio, dell'agricoltura sostenibile, verissimo, ed è quello che io, sia io che Mario, ma diversi stiamo cercando di fare, però realisticamente quell'agricoltura lì, quella che quest'anno soia, quest'altro anno mais, quella dei tanti contributi, quella dell'agricoltura industriale, quella della mancanza magari anche spesso di passione, di piacere nella singola cosa, è quella che sfama il paese, ed è quello su cui dovremmo concentrarci, perché quando andiamo a mangiare una pizza, quando andiamo a fare colazione al bar, quando compriamo la farina, quando compriamo la pasta, è quella roba lì, non è la nostra agricoltura di montagna o su piccola scala. E quindi ci saranno agricoltori che magari fanno scelte sbagliate o che non sono nelle loro corde per prendere i contributi,
però ci sono anche tante altre cose da dire, cioè spesso queste decisioni di incoraggiare alcune culture che vengono fatte possono essere strategiche, tipo il paese ha bisogno di tot e di questo, quindi si decide di produrre quello. Alle volte sono cose tipo produciamo mais, poi facciamo biogas e quel mais alla fine va in fumo letteralmente, consuma un sacco di acqua, inquina un sacco, per produrre energia non tanta, sono cose discutibilissime, però sono scelte pubbliche che vengono attuate attraverso i contributi e sono veramente dannose per l'ambiente. Poi un attimo che volevo dire, ah sì, per quanto riguarda la concorrenza degli altri paesi, c'è sicuramente, ed è sicuramente un problema, però la politica commerciale è di competenza dei governi o dell'Unione Europea, a seconda di quanta autonomia vogliamo mantenere o possiamo mantenere, per cui non è che noi siamo obbligati a importare dagli altri paesi, è una scelta, possiamo decidere. Una cosa che volevo dire che non sono riuscita a dire, per esempio il Taiwan è semi pertinente, però l'ho trovato interessante per dire come sono strane anche queste scelte. Il Taiwan ha deciso di non dare più acqua per quest'anno, se non altro letto, alle coltivazioni di riso perché serve l'acqua per i microchip. Per dire, vabbè, ci servono tante cose dentro questo aneddoto. Magari un paese che rischia di essere attaccato, che ha i microchip come arma strategica, che vuole difendersi, che comunque ha troppa gente per quanta può sfamare col proprio riso, dice vabbè, il cibo lo compro, lo importo e piuttosto faccio il prodotto che faccio solo io. Sono scelte, lì sì che i politici fanno delle scelte, però sono scelte. Cosa permettere, cosa proibire, come distribuire le risorse, per esempio. Magari non usiamo la leva dei contributi, però usiamo la leva del tu hai tot acqua, tu quell'acqua non ce l'hai, tu non devi usarne prima più di così. Possiamo agire a livello interno e possiamo anche decidere che cosa entra o non entra nel nostro paese. Cioè, se noi non vogliamo importare dalla Cina, importare dal Brasile, importare dall'Argentina, non dobbiamo essere obbligati a farlo. Adesso voi direte, ma cosa sono questi discorsi sovranisti? Però è una scelta, cosa importo, a che condizioni? E questa è una delle battaglie, una delle poche con cui sono d'accordo su Coldiretti. Cioè, andiamo a vedere cosa entra e impariamo anche a dire, no grazie, costa poco, mi conviene, ma quella roba non la voglio. Perché se io chiedo ai miei produttori di rispettare queste regole e poi la concorrenza arriva da chissà dove, in chissà quale condizioni, robaccia, senza rispettare gli animali, senza rispettare i lavoratori, e io non posso fare niente come è stato, questo secondo me è una democrazia che non sta funzionando. Facciamole quelle scelte, diciamo anche di no, prendiamoci però le nostre responsabilità, perché i prezzi del cibo dopo aumentano se non importiamo e siamo sempre lì. Bene, io andrei verso la conclusione, se non avete... Se qualcuno poi vuole possiamo anche... Ecco, continuate dopo, insomma. Informalmente, intanto cerchiamo di concludere. Abbiamo sentito tanti stimoli e abbiamo fatto emergere però tante contraddizioni. Cioè noi viviamo un tempo di contraddizioni, un tempo nel quale magari anche si soffre un po', no? Perché si vorrebbe fare delle cose e non si riesce a farle perché le condizioni planetarie si sono messe in maniera tale che, per esempio, non possiamo rinunciare ai contributi. È inutile, se no non andiamo avanti. I contributi sono figli di una situazione globale, il mercato internazionale, l'aumento demografico, i cambiamenti climatici, tanti problemi colossali che ci costringono a vivere in questa condizione. Ma direi non piangiamo tanto, perché la speranza deve essere viva, nel senso che noi dobbiamo concepirci, questa generazione deve concepirsi come un anello di congiunzione tra le vecchie generazioni che vivevano bene qua e le generazioni future che verranno, perché dobbiamo sperare nel futuro della montagna. Noi siamo un anello di congiunzione. In un momento difficile dobbiamo tenere duro, noi contadini soprattutto, dobbiamo tenere duro anche se i tempi non sono i più favorevoli per noi. Con questa metafora di anello di congiunzione ci lasciamo e facciamo un applauso a Gaia Baracetti.